Enrico Volpi, primo cittadino di Castiglione delle Stiviere, negli studi di Temporadio per Filo Diretto. Bentornato sindaco, buongiorno. E buongiorno Paolo e buongiorno a tutti gli ascoltatori, bentrovati. Lei sa che gli ascoltatori noi li invitiamo a partecipare alla trasmissione. Ricordiamo il numero per mandare sms e messaggi WhatsApp, che è il 348-3188-339. Per chiamarci fatelo 0376-631709. Poi ancora siamo in diretta streaming sulle pagine Facebook e Twitter del Gazzettino Nuovo Temporadio e su YouTube Temporadio Live. Allora, dunque, so che lei ha giustamente a cuore la situazione delle aziende. Questo tra l'altro è fondamentale, perché l'esistenza delle aziende significa vita, in quanto significa lavoro, significa stipendio e quindi vita. Punto. Beh, certamente purtroppo in questo periodo non si parla d'altro, la situazione economica è certamente grave, gli incrementi dei costi energetici, i costi delle materie prime, ma in generale gli incrementi del costo della vita stanno mettendo in grave difficoltà moltissime imprese, moltissime aziende e anche ovviamente moltissimi cittadini e moltissime famiglie di cittadini. Quindi siamo oggettivamente preoccupati per l'autunno e per il proseguo della vita della tutta la comunità nei prossimi mesi, e auspichiamo assolutamente interventi da parte dell'Unione Europea e del governo nazionale affinché si possa calmierare questa ascesa dei costi. Questo è certamente un problema. Il Comune nel suo piccolo sta tentando di portare avanti azioni di sostegno e di aiuto alle famiglie per poter cercare di migliorare un attimo la situazione. Proprio di ieri, per esempio, abbiamo approvato in giunta i criteri per l'erogazione di un contributo una tantum a sostegno del pagamento delle utenze domestiche di energia elettrica e gas, che cuba 59.000 euro grazie a un contributo di TEA specifico in quel senso, e quindi sono stati approvati i criteri per la produzione di un bando che uscirà a breve per poter aiutare le famiglie in difficoltà, che sono oggettivamente moltissime, e quindi certamente non potranno essere aiutate tutte, ma insomma quelle con delle situazioni più gravi e delle capacità reddituali più basse certamente verranno aiutate. I criteri sono, per esempio, un ISE inferiore a 15.000 euro, la presenza di contratti attivi intestati alla persona fisica richiedente il contributo economico, e le abitazioni principali, non sicuramente le abitazioni secondarie, le seconde case o cose del genere, però insomma le abitazioni principali ci consentirà questo bando di poterle aiutare, e un contributo per nucleo familiare, non di più naturalmente. Insomma, è chiaro che la coperta è abbastanza corta, però 59.000 euro ci consentiranno di aiutare numerose famiglie in una situazione oggettivamente di difficoltà. Ringrazio TEA per l'erogazione di questo contributo, e certamente sarà importante che tutti i cittadini tengano bene attenzione all'emissione del bando, perché è chiaro che nel momento in cui verrà aperto il bando non ci si metterà molto tempo prima di arrivare a una conclusione dei fondi, certo, disponibili. Come dice la saggezza dei nonni, piuttosto che niente, meglio piuttosto. Purtroppo sì, sarà necessario allegare le bollette, e sono contributi a sostegno, almeno per il momento, nonostante abbiamo chiesto la possibilità di una variazione, sono contributi a sostegno di bollette già pagate. Quindi a ristoro di quanto è sborsato per il pagamento delle bollette. Stiamo cercando di forzare un po' la mano per vedere se è possibile contribuire a aiutare anche chi le bollette non è ancora riuscito a pagarle, altrimenti in quel caso dovranno intervenire certamente i servizi sociali. Certo. L'importo massimo a famiglia o nucleo familiare è di 300 euro, a fronte, come dicevo, di bollette già pagate.
Beh, comunque appunto è un aiuto importante, anche perché comunque ci sono tante famiglie che magari la bolletta la pagano anche perché hanno un'ingiunzione, stacco, rischio stacco corrente, cose di questo tipo qua, poi non sanno come far vivere, per cui comunque è un qualche cosa di fondamentale, bella iniziativa, certo. Sindaco. Ecco, nella stessa direzione va l'adesione anche per quest'anno da parte del Comune alla misura Nidi Gratis, che consente, grazie a un aiuto di Regione Lombardia, di poter aderire a questa misura che attraverso l'iscrizione al portale Regione Lombardia consente quasi di azzerare la retta dell'asilo nido. E a partire dal 7 settembre, quindi, sarà aperto su bandi online la possibilità di questa iscrizione, e copre la quota di retta mensile che supera la soglia rimborsata dal bonus Nidi INPS nazionale, che è di 272 euro. Quindi chi avrà i requisiti per aderire a questo bando praticamente non pagherà retta di asilo nido. Anche in questo caso cerchiamo di aiutare le famiglie che abbiano la possibilità, la necessità di utilizzare il nido e consente di una compartecipazione alla spesa che è sicuramente significativa per molte famiglie che sono con entrambi i genitori che obbligatoriamente devono andare a lavorare. Giustamente, sì. Quindi è un'altra cosa assolutamente importante. Ecco, quindi Nidi Gratis, e poi c'è anche una riqualificazione. Abbiamo letto che avete ricevuto un contributo tramite bando per la riqualificazione del cucciolo, sbaglio? Ah, certo, giusto, proprio sul nido, sì, è verissimo. Sul nido, grazie a un progetto PNRR, abbiamo ottenuto 900.000 euro di contributo per la riqualifica della struttura, che verrà riqualificata in maniera assolutamente significativa, con rifacimento del tetto, rifacimento di alcuni ambienti interni, gli impianti e quant'altro. Di pochi giorni fa la comunicazione dell'ottenimento di questo finanziamento, e quindi partiamo con una riqualifica totale della struttura che certamente verrà potenziata e migliorata. È molto importante perché il nido, il cucciolo per Castiglione delle Stiviere è una struttura apprezzatissima e assolutamente preziosa, che consente alle famiglie, soprattutto dei giovani, di poter proseguire la propria attività lavorativa anche in presenza della nascita di un bambino. Esatto. E questo è molto importante. Non dobbiamo avere famiglie che non fanno figli a causa di difficoltà di questo tipo, anzi più riusciremo ad avere spazi, più spazi riusciremo ad avere e meglio sarà per le famiglie, per la socialità e però naturalmente anche per l'economia. E quindi dobbiamo sempre di più puntare sul potenziamento e miglioramento di queste strutture. Questo finanziamento a 900.000 euro che arriva dal PNRR ci rincuora e certamente ci porterà ad avere ancora di più una struttura di primo ordine. Benissimo, quindi appunto è giusto, sacrosanto appunto ricordare appunto il calo demografico di cui, certo, è uno dei numerosi contributi che siamo riusciti ad ottenere. È chiaro che non è semplice gestire queste situazioni, perché tutti questi contributi, soprattutto quelli legati al PNRR, hanno un problema fondamentale. Sì, è abbastanza facile, diciamo così, abbastanza facile ottenerli. Bisogna presentare naturalmente dei progetti concreti, certo, fattibili, qualificanti, eccetera, ma poi hanno dei tempi di realizzativi strettissimi, che nella maggior parte dei casi, moltissimi comuni almeno stanno avendo questa difficoltà, sono ambiziosi, chiamiamoli così, anzi spesso e volentieri non raggiungibili, e questo certamente crea delle grosse difficoltà, perché vedere disponibilità di risorse di questo tipo un po' bloccate o castrate dalla impossibilità tecnica di riuscire a raggiungere l'obiettivo in tempi molto brevi. Voi capite che per progettare una scuola non ci possono volere 15 giorni o un mese, o per progettare il rifacimento di
un edificio pubblico, certamente si parla di mesi se non di anni per completare le fasi di progettazione e di avvio dei lavori. Il PNRR in tutti i casi prevede l'obbligo di conclusione dei lavori entro il 2024 e spesso e volentieri questi sono traguardi troppo ambiziosi che molti comuni non riescono ad ottenere, non solo i comuni, non più tardi di 15 giorni fa io stesso ho incontrato SST per la realizzazione della casa della comunità a Castiglione delle Stiviere, che è confermata, che è assolutamente un progetto in corso, ma in cui i tempi sono estremamente stretti e tutto l'ente nostro insieme a SST si sta impegnando per cercare di bruciare le tappe, perché partire con un istituto paraospedaliero da zero e concluderlo nel giro di un anno non è una cosa così semplice. Hai voglia. Assolutamente, anche perché deve avere delle strumentazioni. Progettazioni d'avanguardia, revisione delle viabilità di ingresso e di accesso, insomma molti aspetti adesso collegati che sono spesso e volentieri purtroppo anche conseguenti uno all'altro e non possono essere portati avanti in maniera contemporanea, e questo porta ad allungare i tempi, e questa situazione si sta verificando su tutti i progetti PNRR, e quindi ci sta naturalmente mettendo in una condizione sfidante per riuscire ad ottenere il massimo possibile. Giusto, giustissimo. E tra l'altro poi c'è anche un qualcos'altro che state facendo, se non mi sbaglio, che è la manutenzione degli appartamenti di proprietà comunale, giusto? Sì, è una delle numerose attività che stiamo portando avanti per quanto riguarda la manutenzione del patrimonio comunale, perché io ricordo che il Comune di Castiglione ha un patrimonio estesissimo con un numero di appartamenti di proprietà che vengono concessi a canoni agevolati, appartamenti di sostegno anche per chi ha difficoltà economiche e a volte contingenti, a volte croniche, e quindi appartamenti sociali sono numerosissimi e necessitano naturalmente di numerosi interventi di manutenzione. Tra questi, oltre a quello il progetto da 2,7 milioni che stiamo portando avanti sugli appartamenti ERP, grazie anche in questo caso a un progetto PNRR che sta andando avanti per la sua strada, noi abbiamo avviato una serie di attività di manutenzione su appartamenti di nostra proprietà di un valore di circa 130.000 euro che verrà ribadito periodicamente. In questo momento la previsione è ogni anno per i prossimi 5 anni, ma vedremo fino a quando ce ne sarà bisogno, per interventi di manutenzione sugli appartamenti che sono appartamenti di proprietà del comune di una categoria specifica, che non sono ERP e non sono adesso mi sfugge il termine, comunque appartamenti destinati esclusivamente al sociale, ma che in ogni caso il Comune di Castiglione sta utilizzando in questo modo, e hanno bisogno di manutenzioni. Quindi 130.000 euro di interventi, sono stati assegnati lavori con 88.000 euro per, specificamente per i lavori di manutenzione, e 41.000 euro per le somme a disposizione. Il progetto definitivo è stato recentemente approvato in giunta, anche in questo caso stanno partendo i lavori. Benissimo, allora la fermo, sindaco, con Enrico Volpi, primo cittadino di Castiglione, ci troviamo tra un paio di minuti nella seconda parte. Insieme ad Enrico Volpi, primo cittadino di Castiglione delle Stiviere, seconda parte di Filo Diretto con gli ascoltatori. Le novità per Castiglione delle Stiviere non finiscono qua dove siamo arrivati nella prima parte, ma in particolare per chi vive o si reca con il quartiere Primo Maggio, giusto sindaco? Beh, abbiamo approvato il progetto definitivo per la realizzazione del prolungamento di via Mutti
in modo da consentire da Via Mutti di arrivare direttamente su Via Lonato, come avevamo pianificato nel mandato precedente, la realizzazione di ulteriori vie di accesso al quartiere. Il quartiere è uno dei quartieri più popolosi della città e era dotato di un solo esclusivo accesso attraverso Via Nenni a unità abitative per quasi 3.000 abitanti. Questo era molto preoccupante, perché nel caso si fosse verificato un incidente su quella strada avremmo trovato tutto il quartiere bloccato. Siamo partiti 2 anni fa con la realizzazione di una prima uscita di via Guidetti verso la via Lonato, e nel progetto era anche la realizzazione del prolungamento di via Nenni. Abbiamo di via Mutti. Abbiamo approvato il progetto definitivo, 210.000 euro di lavori, grazie a un contributo di 150.000 euro da Regione Lombardia nell'ambito del piano Lombardia per la riqualifica dei comuni della nostra regione, 60.000 euro di avanzo vincolato del comune. Quindi partono i lavori, sarà una realizzazione importante, prevederà il coinvolgimento anche del adiacente parcheggio in prossimità dei nuovi spogliatoi del campo da calcio, la ripiantumazione delle alberature che sono presenti attualmente sulla ciclabile, il collegamento con la struttura di Sky Fitness che è in fase di realizzazione proprio in adiacenza degli impianti sportivi, e consentirà di dare al quartiere, come dicevo, una seconda via di accesso e uscita, perché sarà una strada a doppio senso importante verso via Lonato. Insieme a via Guidetti certamente doterà il quartiere di una struttura viabilistica di sicurezza. Non è abbandonata l'idea di aprire anche il fondo di via Nenni per collegarlo a via Primo Maggio, in adiacenza del canale Arnò, perché è certamente un altro passaggio su proprietà oltretutto del comune che potrà essere realizzato. In questo momento mi sento di dire che sul quartiere abbiamo una situazione di moderata sicurezza per quanto riguarda le uscite e anche l'ingresso di mezzi di soccorso e quant'altro. Quindi un intervento importante che riqualifica un quartiere in grande crescita della città, che credo sia giusto dotare di tutti i servizi, di tutte le sicurezze. Certo, certamente. Allora, io le darei voce agli ascoltatori, se vuole aggiungere, sindaco, quando vuole, noi siamo qua, quindi le chiedono in un messaggio quando partono i lavori per l'ex OPG. Beh, i lavori dell'ex OPG partono, conclusa la gara è aperta e rimarrà aperta fino alla fine dell'anno. Quindi nell'inizio 2023 si prevede che inizino i lavori per la riqualifica dell'area. Poi le chiedono della zona bersaglio, continuate a pubblicizzare ma non si muove niente, come anche al parcheggio in castello. Questo parere di... Allora, come dicevo prima, i lavori soprattutto nelle aree pubbliche sono particolarmente lunghi. L'area a bersaglio è stato approvato il progetto che il privato deve portare avanti, e quindi verrà realizzato nei prossimi mesi, e confermata che i lavori vanno avanti. È chiaro che non si può con uno schiocchio di dita riuscire a concludere tutto, però l'ITER sta procedendo esattamente come sta procedendo l'ITER del parcheggio Castello, che in questi giorni dovrebbe vedere completati i lavori per quanto riguarda l'area proprio del parcheggio, che è già stata lavorata parecchio, e quindi mancano penso l'illuminazione e poco altro, e successivamente nell'autunno verrà riqualificata la strada che dalla via del Benaco porta, da via Napoleone, porta all'interno del parcheggio. Quindi tutti e due i lavori stanno andando avanti, purtroppo con i tempi delle opere pubbliche che spesso volentieri sono molto lunghi. Poi chiedono se al campo sportivo San Pietro i lavori non riprendono più.
altre cose. Il campo sportivo San Pietro c'è un problema che è legato, come succede in moltissime municipalità in Italia, legato al problema dei rincari dei prezzi. Il secondo stralcio, il primo stralcio è stato completato, l'attività prevedeva due stralci a due aziende diverse. La seconda azienda, al momento di partire con il secondo stralcio, si è trovata in condizione che i prezzi delle materie prime, i prezzi degli energetici erano talmente aumentati da non essere in grado di far fronte a tutte le necessità, e quindi si è avviato un procedimento di diciamo così, di valutazione, che si sta procrastinando in maniera piuttosto pesante. Questo è certamente un problema, quell'opera va completata e speriamo di completarla nei prossimi mesi, perché oggettivamente il problema esiste. Poi alla sera la zona di via ex Primo Maggio è invivibile, drogati che si prendono a botte nel fabbricato del campo sportivo, scrivono. Allora, drogati che si prendono a botte nel fabbricato del campo sportivo, abbiamo questa settimana provveduto a sigillare tutte le entrate di quel fabbricato, che è quello di cui stavamo parlando proprio prima, che è fermo a metà dei lavori da qualche mese, e abbiamo provveduto a sigillarle tutte in modo da non consentire l'ingresso ad ulteriori persone. Abbiamo avuto segnalazioni di qualche accesso non autorizzato, che è stato subito segnalato e si sta cercando di impedire, e stiamo cercando di accelerare i tempi per la ripresa dei lavori in modo da avere completato il lavoro prima possibile. Questo risolverà questa criticità. Oh, io le leggo i messaggi così come sono. Allora, dai Volpi, pensa a fare qualche bando per chi non riesce a pagare e arrivare a fine mese le utenze, invece di mantenere tutti gli immigrati che vengono a Castiglione. L'ultima parte del messaggio non ci sta, nel senso che noi non è che manteniamo tutti gli immigrati che vengono a Castiglione a stiviere, noi aiutiamo i residenti di Castiglione che hanno i requisiti per essere aiutati secondo la legge. Per quanto riguarda i bandi, proprio in esordio della trasmissione ho detto, esatto, che stiamo cercando di mettere in pista alcune cose, tra queste 59.000 euro di sostegno per il pagamento delle bollette, che partono con un bando nei prossimi giorni. È chiaro che la situazione è complicata per tutti, fortunatamente come municipalità abbiamo tamponato il problema con dei contratti abbastanza solidi negli anni precedenti e con dei conguagli graduali che ci hanno consentito di non avere i picchi di costi spaventosi che stanno avendo alcune municipalità. Io ho letto recentemente comuni anche vicini a noi con bollette triplicate che li mettono in grave difficoltà. Noi non abbiamo avuto questo problema, è certo però che l'incremento del 30-40% sui costi energetici ce l'abbiamo anche noi, e questo sta influenzando in maniera molto pesante tutto il bilancio. Allora, sono un cittadino castiglionese che abita in Svizzera, era un po' che non venivo, devo fare i complimenti perché Castiglione è diventata veramente bella. Proprio. Grazie, uno svizzero che dice che è bello, okay. Vuol dire che è proprio bello. Tra l'altro, la città dove tutto è preciso, cioè la nazione dove tutto è preciso, qualcosa. Allora, come funziona la procedura per avere un appuntamento per parlare direttamente con lei? Le chiedono. Allora, l'appuntamento direttamente con il sindaco si può avere tranquillamente, basta telefonare in segreteria, e in segreteria registrano l'appuntamento. Dico già però che mi spiace, ma ho recentemente diciamo così, dato disposizione per non ricevere appuntamenti, prima di tutto per chi non dichiari la motivazione dell'appuntamento, perché è giusto ricevere tutti, ma il sindaco non può passare la giornata a ricevere persone, è necessario che abbiamo conoscenza di quali sono gli argomenti. E le tematiche di tipo sociale o economico, è chiaro che possono passare attraverso il sindaco, ma poi devono necessariamente essere gestite dai servizi sociali. Esatto. Lo dico già perché tutti si aspettano che il sindaco risolva i problemi di tipo non ho lavoro, piuttosto che non trovo casa. Non è così, non ne ha il potere e non ne ha la possibilità. L'unica possibilità che ha il sindaco è di essere da tramite
per poter indirizzare verso gli uffici preposti, e gli uffici preposti sono quelli dei servizi sociali, quindi eventualmente chiedete appuntamento direttamente, saltate un passaggio, esatto, cioè chiedendo l'appuntamento al sindaco per questo tipo di cose perdete tempo. Chiedendo invece l'appuntamento, per chiedere invece l'appuntamento al sindaco per quanto riguarda tutte le altre tematiche, basta telefonare in segreteria e fare la richiesta. C'è un po' di lista d'attesa, ma insomma, se certo, in giro di una quindicina di giorni normalmente ricevo tutti. Il bar al parco di Grolle apre ancora, le chiedono? Il bar di Grolle è andato deserto due volte già il bando per assegnarlo. È un chiosco molto interessante, molto importante, che ha sempre avuto anche un discreto cassetto. L'unico problema forse è legato al fatto che il chiosco è di proprietà del proprietario, che è andato in pensione e che giustamente desidera venderlo e non può regalarlo. Quindi nel bando è previsto che chi entra acquisti il chiosco così com'è. Forse è l'unica caratteristica un po' frenante. Però noi speriamo che a breve si riesca ad avere un nuovo gestore per poter avere sotto controllo il parco e dare un punto di ristoro in una zona estremamente piacevole, fresca, frequentatissima, che per chi fa passeggiate, per chi fa trekking, per chi visita le nostre colline è assolutamente fondamentale. Speriamo che certo, si porti a risolvere la svelta. Poi, assieme alla tua giunta, siete bravissimi, che ne dicano le opposizioni, rosicone, dice un messaggio. Poi, qua date contributi alle aziende che soffrono insieme alle famiglie, forse appunto anche qua non ha seguito prima la prima parte. Per i comuni però non è così semplice dare dei contributi alle aziende, perché stiamo parlando di valori che sono fuori dalle capacità dei comuni. Quello che i comuni possono fare è tentare di dare agevolazioni, come è stato fatto negli anni scorsi, con contributi una tantum, ma anche significativi, perché per il Covid abbiamo erogato a sostegno del pagamento della Tari e anche di altre partite, abbiamo erogato fondi particolarmente sostanziosi, però è chiaro che se il comune dà 1000 euro di contributo a un'azienda che ha un fatturato magari di 1 milione o 2 milioni di euro, non credo che possa cambiare le sorti dell'azienda. Certo. Allora, le leggo, le associo, facciamo come quelli che devono prendere appuntamento con lei, le associo i messaggi sui lavori pubblici, va bene? Volpi, le strade da ammalorate da asfaltare sono tante, per favore provvedete. Altro messaggio ancora, dice mi sembra però che i lavori pubblici siano bloccati, tipo parcheggio in castello, centro sportivo, bersaglio e altro. E poi ancora un altro dice rotonda Tamoi, bellissima pratica, finalmente per andare in farmacia non mi faccio più problemi, adesso fate la rotonda di Via Gerra. Sì, la rotonda di Via Gerra è in predicato in collaborazione anche con le aziende adiacenti, è un punto fondamentale, sarà quasi certamente no, non sarà la prima, perché c'è già un'altra rotonda in fase di realizzazione, in fase di studio di realizzazione, ma nel corso al più tardi del 2023 la rotonda di Via Gerra verrà realizzata. Poi c'è la polemica della festa della birra al parco, ora definirla, perché il parco è di tutti, ma non per manifestazioni fatte da associazioni che fanno danni al prato e noi paghiamo i danni. Questa è una vecchia polemica. Al prossimo consiglio comunale, dice un altro messaggio, mi sa che ne vedremo delle belle, ma lei come al solito riuscirà a gestire la situazione. Bravo, dice Enrico. Perché bravo Enrico, no, bravo Enrico. Questo signore ha delle informazioni che io non ho e sarebbe il caso che mi telefonasse per dirmele. Uomo avvisato. Infatti. Questo è molto interessante, che ci sia qualcuno che sa che ne vedremo delle belle al prossimo consiglio. Sarebbe molto interessante sapere quali sono. Come mai? Che succede? È vero. Allora, siamo in chiusura. Noi ringraziamo tantissimo Enrico Volpi, primo cittadino di Castiglione. Grazie, sindaco. Grazie a voi e grazie per la pazienza che hanno tutti i cittadini nell'attendere il completamento delle opere, che sono tante, che sono difficili da portare avanti e che in questi periodi, in qualche momento, sono andate un po' lunghe. Io mi scuso, ma stiamo cercando di portare il massimo per la nostra città, che amiamo e che credo tutti i cittadini di Castiglione meritino di vedere bella, pulita, organizzata e funzionale. Grazie. Grazie.